Buongiorno! Raghi, è una vita che non faccio un video. Quindi, cioè, perdonatemi, ma la quarantena ha fatto dei danni, nel senso proprio psicologici. Dopo un po' mi sono rotta le scatole. Vi devo dare una bella notizia. Che ho ripreso la fisioterapia e quindi ho ripreso appunto l'attività. Aspettate, fatemi sapere qui sopra, c'è un delirio che voi non avete idea. Allora, mi sono svegliata ormai da un po', questa voce è dovuta all'allergia. E fortunatamente non devo andare da nessuna parte perché oggi sto starnutendo di continuo. Allora, adesso devo semplicemente rifare il letto. Ho già fatto il grosso. Passo velocemente l'aspirapolvere e oggi voglio fare un dolce perché non lo so. È da tanto che non faccio dolci e quindi voglio fare un dolce. Sto facendo un sacco di cosine fatte a mano, insomma. Ieri ho rimodernato, diciamo, uno specchietto con tutti i ritagli, tutti i pezzetti dei CD, e oggi non lo so, volevo fare il porta ferri da lana, quelli lunghi, no? Però non lo so, ho detto adesso mi devo un attimo una sistemata, mi devo tornare un attimo questi bracciali perché devono impastare e non è va di tenere nulla. E quindi faccio giusto una torta molto semplice. Voglio provare a fare la torta della nonna, che è una torta che vedo sempre e ogni volta che la vedo ho proprio il desiderio di mangiarla. E niente. Quindi mi sono giusto una sistemata, cosa che non faccio da parecchi giorni ormai, e questa faccia la dice molto lunga. Queste borse perenni gonfie non sono un bel vedere, insomma. Però calma. Facciamo un po' di terra. Ho perso qualcosa e non so che cosa ho perso. Se è un pezzo di trucco. Boh. Sì, un pezzo di trucchino qui. Questa ormai si è proprio distrutta completamente, terminato. Questa palette, la Contour Kit di Revolution, l'ho amata terribilmente, ma proprio tanto, proprio tanto. Voi come state passando questa quarantena? Fatecelo sapere nei commenti. Qui sfumo bene. La vita sembra come se tutto è tornato alla normalità. Da un lato sono contenta, da un lato c'è sempre quell'ansia di non avere il controllo della situazione, però vabbè.
po' di illuminosi, che devi anche fare attenzione a non prendere la terra rotta perché sennò ti fai la striscia marrone. Ok, così, un po' qui e un po' lì. Non mi voglio toccare molto perché volevo anche fare un first impression, però non ho avuto proprio tempo. E tra l'altro ho qualche, sai che ne ho due da provare, forse, credo. Non ricordo se ho provato quella verde acqua, boh, non mi ricordo, devo controllare comunque. E nada, mi metto chissà cosa, metto un po' di mascara e vado a sistemare casa e ci vediamo dopo. Penso che il video della ricetta, diciamo così, che la condivido con voi, ve la faccio vedere e poi la registro over perché ho lo stereo acceso e non voglio spegnerlo. Mi tiene il morale su, poi mi lascia cadere. Allora, raga, questi sono gli ingredienti che ci servono per fare la torta della nonna. Abbiamo bisogno per la crema di 750 ml di latte, la buccia di un limone, 3 uova, 6 cucchiai di zucchero e 6 cucchiai di farina per quanto riguarda la crema che adesso andiamo a fare insieme. Mentre per quanto riguarda invece la frolla, avremo bisogno di 3 uova, 150 g di zucchero, 120 g di olio di semi di girasole o comunque quello che preferite, una bustina di lievito vanigliato, se non ce l'avete utilizzate quello normale, poi aggiungete se avete l'aroma alla vaniglia e infine 500 g di farina. Allora, innanzitutto cominciamo con il nostro preparare la crema. Allora, prendiamo un tegame e all'interno andiamo a mettere i nostri 750 ml di latte, così. Poi prendiamo un coltello e tagliamo la buccia del limone. Ok, e mi raccomando, non prendiamo la parte bianca del limone, ma semplicemente proprio la buccia e la mettiamo all'interno del latte, perché questa buccia ovviamente conferisce al latte un sapore top per la nostra crema. Aspettate che accendo un po' la luce. Questo è uno di quei grembiuli che ho fatto durante la quarantena, durante la psicopazia. Allora, tagliamo e mettiamo all'interno, anche perché se prendete e tagliate troppo in profondità le bucce e prendete il bianco, dà quel retrogusto un po' amarognolo. Ragazzi, bastano anche due bucce, non la buccia del limone intero. Io la metto del limone intero perché proprio mi piace il sapore della crema al limone. Prendiamo però le bucce belle grandi perché sennò dopo per toglierle è un macello. Adesso, fatto questo, andiamo a mettere il nostro latte con le bucce del limone sul fuoco e lasciamo riscaldare, quindi una fiamma medio-bassa e nel frattempo continuiamo la preparazione della crema. È arrivato il momento di andare a creare proprio la nostra base della crema.
In un tegame vado a rompere tre uova. Ovviamente, meglio se queste uova sono fresh. Ok. Una, due. Ok, perfetto. Fatto questo, andiamo ad aggiungere. Aspettate, fatemi prendere il cucchiaio. Andiamo ad aggiungere alle nostre tre uova che non vedrete mai, diciamo, 6 cucchiai di zucchero. Aggiungiamo al composto i 6 cucchiai, 1, 2, 5. Io non li faccio molto pieni, e 6. E iniziamo con la frusta a unire lo zucchero alle nostre uova. Giriamo molto bene perché deve sciogliersi lo zucchero. Voi adesso state in modalità terremoto, ma non è niente. Ok, e adesso aggiungiamo 6 cucchiai di farina. Aspettate, anche questa faccio dei cucchiai non molto pieni, diciamo, ma neanche rasi. 1, 2, 5 e 6. Ok, e continuiamo a girare molto bene per evitare che si formino i grumi. Una volta finita questa lavorazione, andiamo a prendere il nostro latte caldo. Ok. Il nostro composto è così bello liscio. Adesso andiamo nel nostro latte, vado a togliere le bucce del limone. Non le tolgo tutte, diciamo che un paio le lascio, anzi faccio proprio così, le butto già qui dentro. Ok, ne ho lasciate 3. Adesso il latte caldo lo verso all'interno delle uova, dello zucchero e della farina. Giro, mescolo bene. E adesso andiamo sul fuoco, diciamo che una fiamma media, anche medio bassa. Continuate sempre a girare con la frusta. Un 5-6 minuti dovrebbe cominciare a fare le bolle e a addensarsi. Una volta che si è diciamo addensata, spegniamo e togliamo dal fuoco e la copriamo il tegame con della pellicola e noi ci vediamo tra un po' per
per iniziare a fare la nostra frolla. Adesso andiamo a fare la nostra pasta frolla. Allora, prendiamo una ciotola e all'interno rompiamo 3 uova intere. 3, ok. Dopodiché alle uova aggiungiamo 150 grammi di zucchero. Aggiungiamo 120 ml di olio di semi. Ecco qua. E anche mezza bustina di lievito. Ok, e adesso dobbiamo iniziare ad impastare. Vi faccio un po' di spazio perché ho già pulito e io impasterò qui sulla mia bella tovaglietta. Adesso iniziamo. Aspettate un attimo. Sposto gli ingredienti che non mi servono. Adesso con le mani inizio a amalgamare le uova con lo zucchero, l'olio e quant'altro, e poi aggiungo poco per volta l'impasto. Inizio a impastare nella ciotola e dopo mi trasferisco sul tavolo. Ok, l'impasto è bello pronto. Adesso prendiamo la nostra teglia, mettiamo un po' di olio e cospargiamo bene di olio. Potete anche usare il burro, voi mi vedete sempre a metà, ma non importa. E poi aggiungiamo un po' di farina. In modo da non far attaccare la nostra torta. Okay, molto bene. Svuoto l'eccesso qui, dove ho già un pezzo di carta forno. Nel frattempo accendo il forno e lo riscaldo. Lo metto al massimo. Bene, adesso sulla mia carta forno dove ho messo la farina, aspettate che devo girarla al contrario. Ok, questa forno non vuole sapere. Ok, ne metto la farina che avevo. Adesso divido l'impasto in due parti. Prendo il mattarello, mi sto aiutando con la carta forno. Aspettate che vi faccio vedere. Ecco. Mi sto aiutando con la carta forno perché dopo averla stesa è più facile metterla all'interno della teglia. E adesso inizio a stenderla. Certo, la carta forno è anche soggettiva, nel senso che
si può fare tranquillamente anche senza carta forno, però bisogna stare attente a, appunto, poi a stenderla e a manovrarla per metterla all'interno della teglia. Non fatela troppo sottile, ma neanche modalità focaccia, da quello che ho capito del video, anche perché non ve l'ho detto, ma mi sa che non ve l'ho detto, non l'ho mai fatta questa torta, quindi va bene, finisco di stenderla e ci vediamo per scaraventarla all'interno della teglia. Ok, non è rotonda, ma ci dovremmo essere perché ho messo il tegame all'interno e dovrebbe esserci. Quindi facciamo così, guardate, mettiamo la teglia al contrario, perché Benedetta lo fa, diciamo, girando così, io vado così, metto la mano sotto e giro. Adesso tolgo la carta forno, la tengo qua perché adesso dobbiamo stendere l'altra parte e vado a sistemare quello che c'è da sistemare, insomma. Allora, per esempio, qui tolgo l'eccesso, lo vado a mettere qua dove mi mancava quel pezzettino, così, il bello della pasta frolla. A posto, adesso eliminiamo l'eccesso di pasta e passiamo al secondo step. Prendere la mia crema, prendo una spatola, do una girata, ok, e vado a versarla all'interno della mia tortiera. La sistemo un attimo all'interno. Ok. E adesso vado a stendere il secondo strato di pasta, aiutandomi sempre con la carta forno. Ok, una volta chiusa, eliminiamo l'eccesso della pasta e poi con le dita andiamo a chiudere i bordi. Okay. Sperando che questa torta fatti in casa per voi. Io faccio così, voi. Ok, e adesso sigilliamo i bordi. Allora, una volta sigillati i bordi, con la forchetta faccio la stessa cosa nel sigillare e faccio qualche bucherello per far uscire poi l'umidità della crema. E adesso, siccome i pinoni non ne ho, prendo un po' di una manciata di mandorle, però questo è a piacere, diciamo. Se non ce le avete, non le mettete. Le taglio un pochino e le verso sulla torta, proprio una manciata. E questo è il risultato dopo 45 minuti di cottura a 170 gradi. Raga, scusate, ma il pezzo dove ho infornato non si è registrato e non so il motivo. Comunque sia, ho acceso il forno, l'ho fatto riscaldare
ho cotto, come vi ho detto, la torta per 45 minuti a 170 gradi. Poi l'ho fatta raffreddare, l'ho sfornata e successivamente ho messo lo zucchero a velo. E vi do un consiglio prima di salutarvi: stendete la pasta prima di, diciamo, metterla all'interno della teglia un po' più sottile per evitare che i bordi siano troppo spessi, visto che è comunque una torta che resta asciutta e comunque ideale per la colazione. Detto questo, io vi mando un grande bacio e l'appuntamento è come sempre al prossimo video.